Babbo, babbo, vado fuori a giocare col quad. Aspetta, aspetta, Giorgia. Hai fatto prima i compiti? Sì, babbo, li ho fatti tutti. Non mi sembravi tanto convinta. Comunque, dopo controllo, puoi andare fuori e soprattutto non ti fare male. Sì, babbo, non ti preoccupare. Ciao. Ragazzi, ieri l'ho caricato, quindi è velocissimo. Via, ok. Wow! Ah, aiuto! Che bello! L'adoro il quad, è bellissimo. Aiuto, che bello! Basta, mi sono stancata. Vado a vedere cosa fanno i miei conigli. Ciao, fiore. Ciao. Polpetta, vieni. Devi correre, Giuseppe. Ciao, ciao, polpetta. Sì, 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 è diventata grigia. Da marrone a grigia. Praticamente. Ah, ma gli è venuto un cuore sulla fronte. Che carina. Sei pucciolosa, morbida, pelosa. Sei diventata pure tu un cicciobombolo. Polpettina, tieni, c'è un fiore. Un fiore. Un fiore lo dovrei dare a Fiore. Oh, ammazza che bel salto. Comunque, sì, stanno bene i miei conigli qui. Sono sempre carini e pucciolosi come sempre. Ma quello che cos'è? Ma questo qui... sbaglio? Oh, è un riccio! Ma come sei bellino! Sì. Che belle spine! Ah, mi fa il massaggino. Mi dai, mi tieni fuori il vaccino. Mi voglio vedere. Bellissimo, praticamente è una palla di spine, bellissimo. Io lo adoro. L'hai visto un riccio? Che carino che sei! Che nasino bello! Sei amoroso. Allora, riccio, ti devo subito portare in casa. Anche se babbo non sarà tanto felice, perché vi ricordate le scorse volte cosa è successo? Basta, mi sono stancato. Anzi, sai che faccio? Ora io prendo e vado via. Giorgia, ma che cos'è quello? Babbo, è una dolcissima maialina. Ma se questa volta non mi faccio scoprire dal babbo? E certo che non si arrabbierà. Ok, ti porto subito a casa. Ah, però punge. Chissà perché ha un sacco di spine. Oh, ma come faccio così? Mica ti posso lasciare qui da solo. Ma scusate, ma Giorgia non era qui col quad. Il quad è qui, ma lei non c'è. Giorgia, dove ti sei cacciata? Babbo, sono qui dai conigli. Li sto dando da mangiare. Ok, Giorgia, fai la brava. Ah, no. È troppo spinoso, mi fa troppo male alle mani. Qui serve una soluzione. Facile, chiamo Stefano. Te, mi raccomando, Riccio, stai qui e non ti muovere. Ciao. Dai, per favore, rispondi. Oh, ma chi vuole, Giorgia? Pronto, Giorgia? Ciao, Stefano. Cosa stai facendo? Stavo guidando, che vuoi? Per favore, potresti venire subito, subitissimo a casa mia? Non è che mi cacci di nuovo nei guai? No, Stefano, è solo perché un coniglio sta male. Come sta male? Oh, arrivo subito, vai, arrivo, ciao. Ok, ti aspetto. Ciao, a dopo. Ciao zio Stefano, che ci fai qui? Io non ti ho chiamato. No, infatti è stata Giorgia, ha detto che ha bisogno di aiuto. D'aiuto? Sì. In che senso? L'ho invitato io perché mi deve dare una mano a pulire conigli. Mi devo fidare, Giorgia? Sì, ti devi fidare. Ok, vai, va bene. A me non me la raccontano giusta. Vabbè, comunque. Giorgia, ma scusa, ma non mi avevi detto che stava male un coniglio, scusa. Era una bugia. Vieni con me. Guarda. Ma è un riccio.
Oh, è così carino. Ma quasi quasi lo tocco, anche se ho paura che con le spine mi possa pungere. Però è carino davvero. Che carino. Wow. È vero. Hai ragione Stefano, non è tanto soffice, però è bellissimo. È adorabile, ma poi c'è un nasino bellissimo. Che carino. No, Giorgia, no, questa volta no. Mi dispiace, ma non voglio finire nei guai con lo zio Salvo, quindi ciao. No. Ah sì, Stefano? Allora io lo lascio qui, tutto solo, e potrebbe anche morire. Beh, in realtà no, è così carino. Va bene, Giorgia. Che devo fare? Mi potresti aiutare a portarlo in casa senza che mi pungo e senza che il babbo lo scopra, per favore? Va bene, ti darò una mano. Sì, che bello, grazie Stefano. Voi da casa, se siete contenti che ho trovato questo riccio, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Sì. Sei molto carino, lo sai? Sì. Soprattutto le tue zampine. Sì, molto carino. Sento Giorgia che lo potresti spaventare. Ah, sì, è vero. Ok, dai, forza, andiamo. Allora Stefano, okay. Tu vai giù mentre io distraggo il babbo, va bene? Va bene, okay. Vai. Babbo. Giorgia, ma non eri fuori a giocare? Sì, mi sono annoiata. Vabbè. Comunque, mi dai una mano a scegliere qualcosa per merenda? Scusa Giorgia, hai 8 anni, non ce la fai da sola? Poi sto lavorando. No, voglio un po' di compagnia. Ah, va bene, veloce però. Sì, andiamo. E che ti do da mangiare? Giorgia, che cosa vorresti? Io vorrei un plum cake. No, scusa, anzi, 2 plum cake, così lo porto anche a Stefano. Ok, plum cake. Grazie, ciao. Scusa, è la compagnia? Il babbo ci è cascato. Eccomi, sono arrivata. Oh, bene. Ci vuole sempre un blu. Ok. Guarda quanto è carino. Come fai a prenderlo in mano senza pungerti? Basta stare attenti, Giorgia. Anzi, meglio che tu non lo tocchi, perché potresti farti seriamente male. Che nome gli potremmo dare, Giorgia? Rich. Perché Rich? Perché è un riccio. È vero. Quindi ci sta. Rich. Vai. Sì. Da ora in poi ti chiameremo Rich. Sì, che bello. Ti sta benissimo il nome Rich. Stefano, ma è vero che i ricci diventano palline? Se solo si spaventano, insomma. Buh! Oh, ma no! No, mi sa che non gli fai paura, te. Vero? Buh! No, basta, Giorgia, purino. Ehi, ricci, non ti spaventare, va bene? Ma, Stefano, cosa mangiano i ricci? Credo insetti e vermi, sai? Che schifo, mi viene da vomitare. Ma dove li troviamo i vermi e i bruchi così? Sì, i vermi e vermiciattoli, non li troviamo? Nel giardino, forse. Ok, baci te. Ok. Io resto qui con lì. Sì, tieni d'occhio. Aspetta. Attento, ti pungi, Ok. Ciao, Ricci, che carino che sei. Allora, vermi, ma dove saranno? Forse devo un po' scavare, forse qui, dove? Vermi, perché tutti i lavori sporchi toccano a me? Vermi. Salvo! Sì? Ma che sta facendo Stefano sotto l'olivo? Non lo so, aspettatemi, fammi aprire la finestra. Ok! Sembra che stia raccogliendo qualcosa. Ma non è che si crede una gallina adesso? Sembra stia raccogliendo delle cose, non lo so. Comunque è strano, Parecchio. Ma poi non capisco, ma non era giocare più con Giorgia? Lo so, infatti la situazione è preoccupante. Magari ha perso una scommessa. Vabbè, eccone uno. Che schifo. Ok, e uno ce l'abbiamo. Un altro. Ok, perfetto, siamo a 2. Oh,
questo è un altro. È un altro lombrico. Ok. Com'è viscido. Va bene. Piccolo lombrichino. Ecco qua. Sei in trappola. Secondo me può bastare. Io tornerei in casa. Sì, sì. Ok, vediamo un po'. Che schifo. Ok. Vediamo se. Se ti piace. Piccolino? Ti piace il lombrico? Oh, su via. Mangialo su. Dai. Qui. Qui e qui. Che schifo. Fa schifo a lui, fa schifo a noi. Che schifo. Oh, ho fatto tutta questa fatica per nulla. Oh. Ora mi tocca portarle anche via i lombrichi. Rich, vieni. Giorgia, non è mica un cane che gli fai un... Stefano, Rich ha fatto la cacca. Sì, l'ho visto, ma ora chi pulisce, scusa? Ovvio, Stefano, tu sei quello più grande e a me mi fa schifo. Ok, ti pareva? Che schifo. Resta raccogliendo con le mani. Ragazzi, se anche voi pensate che Stefano è buffissimo, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Ok, fatto. Che schifo. No, mi sta chiamando il telefono. Ma come faccio? Stefano, potresti un attimo salire su, per favore? Quanto sei carino. Ma... Stefano, ti stanno chiamando. Sì, va bene. Giorgia, mi raccomando, te stai qui e non farti male. Io vado a vedere cosa vuole zio Salvo. Ok. Zio, arrivo! Senti Stefano, io ho una telefonata importante e devo rispondere per forza. Fuori ci sono delle casse d'acqua. Che fai? Le porti tu a casa? Certo zio. Ok, vai, sì. Pronto? Sì, sono qui, scusami, è la stessa. Cosa sto dicendo? Alice, io ti vorrei tanto prendere in braccio, però ho paura di pungermi. Aia, ah, fa male. No. Ah, aia. Oh, questa era l'ultima. Zio, posso andare adesso? Sì, sì, aspetta un attimo. Sì, grazie Stefano. Come stavo dicendo, sì. Dai, su che ti prendo, su. Ah, aia, aia, che male. Ah, aia, aia. Giorgia, Giorgia, che è successo, Giorgia? Giorgia, Giorgia, ma che cosa è successo? Perché stai piangendo? Ah, volevo prendere in mano Ridge, ma non punta, guarda. Ah, oh, che male! Ma Giorgia, te l'avevo detto di stare attenta! Giorgia, coprila, coprila! Andiamo subito a medicarla, perché sennò ci scopre lo zio Salvo, vai! Ora come facciamo? Non ho mai medicato una bambina! Ecco la pinzetta! Giorgia! Silenzio! Giorgia, silenzio! Ma questa è Giorgia che piange. Salvo. Sì, aspetta, dai, ti richiamo dopo. Senti che piange. Ma sta piangendo, perché sta piangendo? Non lo so. Andiamo a vedere, no? Andiamo. Sono molto preoccupato. Voi continuate a seguirci e lasciate tanti like. Così scopriamo perché sta piangendo. Giorgia, in camera. Giorgia. Giorgia, dov'è lei? Dov'è? Non c'è qui, Salvo. Ma scusa. È in bagno, andiamo a vedere. Giorgia, ma che cosa è successo? No, niente zio, è soltanto un gioco. Un gioco? A me non mi sembra un gioco. C'è Giorgia che sta piangendo. Che cosa è successo, Stefano? Stefano, spostati, guarda, spostati. Giorgia, ti stai tenendo la mano. Fammi vedere questa mano. Fammi vedere questa mano.
Stefano, che cosa è successo? Sbaglio, Giorgia, quella è una spina. No, mi sono fatto male mentre giocavo. Giorgia, ma che cosa stai dicendo? Se non sbaglio, quella, che schifo, è una spina di un animale. Benzi, in realtà si appunta con una spina di un riccio. Cosa sentono le mie orecchie? La spina di un riccio? Calmiamoci tutti. Prima togliamo la spina a Giorgia, la medichiamo e poi ne parliamo, va bene? Giorgia, dai, fammi vedere. Giorgia, ferma, mi raccomando che devo togliere questa spina. Pronta? Uno, due... Guardate qua, io non lo so. Ferma così che ti disinfetto. Io non capisco come hai fatto a pungerti con la spina di un riccio. Lo so che ti fa male, è un animale. Tanto sangue, ma io non lo so, Giorgia. Stai ferma. Lo so, amore, ora devi tenere la fasciatura per qualche giorno e vediamo come va, perché altrimenti bisogna andare al pronto soccorso. No, mi piace. Non ti piace, non ti dovevi avvicinare a questo animale, no? Semplice. Dai, va un pochino meglio. Fare così che poi bisogna andare all'ospedale subito. Ora mi spiegate come Giorgia ha fatto a pungersi con un riccio. Ecco, anch'io lo vorrei sapere tanto. Vedi, babbo, abbiamo un riccio nella sala giochi. Come nella sala giochi? Cioè, nella sala giochi di Giorgia c'è un riccio? C'è un animale? Vedi, zio, è che abbiamo visto un riccio fuori casa e ci faceva pena, quindi l'abbiamo portato in casa. Ecco, ce ne siamo! È già la terza volta che porto un animale selvatico in casa e lo tieni nascosto agli occhi di tutti. Giorgia, dovresti al minimo chiedi permesso. Io non capisco perché ogni volta trovo un animale, lo prendi e lo porti in casa. Basta, mi sono rotto, Giorgia. Basta, Giorgia, è un animale selvatico, va preso e portato fuori, anche perché dove stava? Stava fuori, quindi quello è il suo habitat. Stefano, ma anche te poi, io non capisco, cioè tu ogni cosa la secondi, cioè io ti metto vicino a lei perché sei un adulto e invece sei peggio di lei. Ma con tutta colpa di Stefano, perché io le avevo detto che era un animale selvatico e quindi doveva rimanere fuori, e invece no, a lui le faceva pena e aveva paura che morisse e quindi l'ha portato in casa. Giorgia, non è vero, sei stata te a dirmi di portarlo in casa. Basta con queste scuse, basta, non mi voglio più sentire. La prossima volta invece ti tengo d'occhio io, ok? Così nessuno si fa male e nessuno porta animali in casa. Ora sai che cosa faccio? Vado giù, dov'è? Nella sala giochi? Vado giù, prendo il riccio e lo metto fuori nel suo habitat. Anche questa volta l'ho scampata bella. Di cocco. Ma certo, amore. Dai la mano. Come punge? Su, riccio, vai. Show. Oh, perché non va via? Lo sapevo. Si è affezionato a casa nostra. Ehi, vai. Show. Dai, su. Vai al tuo habitat. Non vuole andare via. Aiuto. Qualcuno mi aiuta? Dimmi, Giorgia! Ho finito di fare i compiti che mi ha lasciato la maestra. Oh, bravo! Però mi sto annoiando. E che posso fare per te? Portarmi un po' al parco? Giorgia, ma io sto ancora lavorando, ancora devo finire di lavorare, devo rispondere a 3 email, non ti posso portare al parco, dai, Giorgia! Dai, babbo, ti porto il computer e almeno lavori lì. Non ci avevo pensato a questa cosa. Va bene, vai, mi hai convinto, vai, ora prepari il computer con tutto quello che mi serve e si va, ok? Ok, intanto ho preso lo zainetto. Babbo, fatto! Allora andiamo su! Giorgia, però ora non fare assoluto tuo, cioè divertiti ma non ti fare male però, ok? E Giorgia, allora io mi metto qui a lavorare col computer, se hai bisogno mi chiami, ok? Ok. Bene, vai, non ti fare male, te l'ho detto. Ok, vado con la scalina. Vai. Io ragazzi vorrei tanto andare di là. Però c'è la rete, non ci dovrei andare. Perché è una zona molto molto vietata.
Sapete perché? Perché ci sono gli animali selvatici. Ci vorrei tanto andare, anche se l'ultima volta mi ha punto un pargospino, mi ha fatto anche tanto male. Se non l'avete visto questo video, andatelo a vedere sul mio canale. Vediamo che sta facendo il babbo. È di spalle, intanto non mi vede. Ci vado. Ok. Oh, c'è un formicaio. Guardate. Ovviamente non lo distruggo perché le formiche hanno fatto un bel lavoro. Oddio ragazzi, guardate che fungone enorme. Ovviamente non lo tocco perché potrebbe essere velenoso. Lo vorrei prendere ma non so come si fa. Ho paura. Vediamo se faccio così. Sì, l'ho presa. Oddio ragazzi, guardate che carina che è. È troppo adorabile. Non avere paura, tartarughina. Sono una persona, non sono un mostro. Oddio. Però mi fa pena lasciarti qua da sola. C'ho lo zainetto, ti metterò lì. Tu aspetta qua e stai ferma, vado a prendere lo zaino, ok? Babbo, mi dai lo zaino? Che devi fare, Giorgio? Merenda, c'ho fame. Ok, vai. Tartarughina, che ti avevo detto? Resta lì. E se ne va. Vieni. Allora. Tu stai lì, ferma, va bene? Così ti porto nella mia cameretta e ti faccio conoscere tutti i miei pupazzetti, ok? Ma ti devo anche nascondere bene, perché se mi scopre il babbo sono guai, grossi, molto grossi. Ti lascio un po' aperto, così puoi respirare, va bene? Babbo? Dimmi, sei di nuovo qua, che vuoi? Ma come si va via, Giorgia? Ma è neanche 10 minuti che stiamo qua. Dai, mi sono annoiata. Di già? Sì. Giorgia, guarda, non ti sopporto più. Ok, andiamo a casa, ma non mi chiede più nulla però, Dai. Che caldo. Ciao, mamma. Oh, ciao. Oh. Ci fate già a casa? Mi stiamo annoiata. 10 minuti e sei annoiata. Senti, visto che ti annoi, vieni con me a stendere i panni? No, mamma, è meglio giocare in camera. Ok. Devo stare attenta a mamma e babbo perché se scoprono che ho la tartaruga dentro lo zaino sono molto guai. Vieni qua tartarughina, esci da questo zaino. Oddio, ma sei troppo adorabile. Sei carinissima. Ma sei un maschio o una femminuccia? Io non me ne intendo di queste cose. Quindi secondo me sei una femminuccia. Ti devo scegliere un nome però. Oh, idea! Ti chiamerò Camilla. Ti piace questo nome? Vi piace anche a voi? Dai Camilla, che schifo, hai fatto la cacca. Ora però devo andare a prendere qualcosa per pulire questa cacca, perché se mamma e papà lo scoprono sono guai grossi, molto grossi. Sgrassatore te? E niente mamma, vado a pulire la camera. Non l'ha mai pulita? Però che schifo, lo butto nel gabinetto. Ci avrai fame adesso Camilla, però non so che cosa mangia. Cerco su internet allora. Tu sei qui? Ferma. Cosa mangiano le tartarughe? Mangiano l'insalata, i pomodori, le zucchine. Mamma, mi serve l'insalata e i pomodori, ok. Dov'è l'insalata e i pomodori? Ah, sono qui. Allora, prendo una foglia di insalata.
Ma che ci fa con l'insalata e il pomodoro? Faccio merenda. Cioè, tu fai merenda con l'insalata e il pomodoro? Da quando? Da ora, sono diventata vegetariana. Vegetariana? Gente che strana. Guarda Camilla, ti ho preso due cose che adori, squisitissime. Allora, te le metto qua, almeno inizi di già un po' a mangiare. Prendo la scatola. Cerotto ora. E poi l'ho vista strana, puliva camera prima. Non l'ho mai pulita la camera. Eppure ha preso lo sgrassatore, lo Scottex. Senti, un po' strana è perché prima ha preso una foglia di lattuga con un pomodoro e è andata in camera. Gli ho chiesto che cosa doveva fare, ha detto che ci faceva merenda, dicendo che era diventata vegetariana. Dici, secondo te che ci sta nascondendo qualcosa? Secondo me sì. Io andrei a dare un'occhiata, che dici? Vado io, vai. Giorgia! Che c'è, babbo? Senti un po', Giorgina, non è che mi stai nascondendo qualcosa? No, babbo. Sicura? Sì. Non è che ti sei fatto un piercing? No, babbo, guardami, non c'è niente. Ti sei fatto un tatuaggio? No, babbo, c'ho questo, ma ti ho chiesto il permesso. Ah, ok. No, perché io e la mamma abbiamo il presentimento che ci stai nascondendo qualcosa. Quindi non stai facendo nulla di strano? No. Sicura? Sì, sicurissima. Ok, va bene, allora solo l'impressione mia. A dopo. A dopo. Ci è mancato poco. Brava Camilla. Salvo! Dimmi! Glielo vai a chiedere a Giorgia cosa vuole per cena, per favore? Ok, vado. Giorgina, senti un po', ha detto la mamma, cosa vuoi per cena? Pasta in bianco. Sei sicura? Sì. Non è che la vuoi un pochino a pomodoro? No, babbo, pasta in bianco. Ok, vado a dire alla mamma. Cinzia? Sì? La Giorgina vuole pasta in bianco, come al solito. Comunque, quel peluche a forma di tartaruga che gli ha comprato è veramente fighissimo, sembra vero, guarda. Non gliel'ho comprato io. Neanche io. Eppure aveva una tartaruga in mano. E se non è un peluche che tu non hai comprato, che non ho comprato io, vorrai vedere che è una tartaruga vera? Vado a vedere. Andiamo a vedere. Giorgia, che cosa mi stai nascondendo? Niente. Come niente? L'ho visto, però sono entrato e hai messo qualcosa dietro la schiena. Che cos'è? Un peluche, babbo. Che peluche è? Non te lo ricordi? Volta. Giorgia, sto vedendo un qualcosa che si sta muovendo dietro di te. Ma è una tartaruga. Fammela vedere. Ma è una tartaruga vera. Sì. Ma dove l'hai presa una tartaruga vera, Giorgia? Al parco. Ma come al parco? Ma non mica l'ho vista io. Ma dove l'avevi nascosta? Ma sai che poteva morire soffocata dentro lo zaino? Ma Giorgia, lì da sola. Ma non si prendono gli animali se si trovano a giro, Giorgia. Ma guarda, ma non può essere che ne combini una dietro l'altra, Giorgia. Ma poi ero lì, me lo potevi chiedere. Scusa babbo, ho visto la tartaruga, la possiamo portare a casa? E io ti avrei detto di no. Appunto te l'ho portata a casa, Giorgia. Ma non si fa, Giorgia, non si fa. Mi hai fatto arrabbiare anche oggi. Ma può essere che mi fa sempre arrabbiare? Guarda poverina, ma magari l'hai presa da lì che c'aveva anche, non so, la moglie, il marito, non so se maschio o femmina, c'aveva anche i bambini e ora tu l'hai portata via. Non ti senti in colpa ora? Sì. Allora, basta Giorgio, ora la prendiamo e la portiamo a capo. Aspetta Salvo, non ti arrabbiare così tanto. Ma mi fa sempre arrabbiare, fa sempre le cose di testa sua senza chiedere permesso. Però
è carina. Sì, è carina, ma non si prendono questi animali da allora, giro. Allora, Giorgia, intanto la mettiamo nella scatolina. Sì. La mettiamo nella scatolina. Che c'è un po' di cibo anche. Senti un po', fammi vedere il dito. T'ha morso lei? Giorgia, se era nel prato, sarà selvatica. E non si portano a casa gli animali selvatici. Ok? Allora, l'unica cosa da fare, secondo me, è di riportarla là. Ok, Giorgia? Mi dispiace. Ma ti dispiace cosa? Che la dobbiamo riportare lì? Sì. Perché, la vuoi? Sì, è troppo carina. Poi io gli ho dato anche il nome. Che nome gli hai dato? Camilla. Pure? Camilla, okay. Facciamo vedere. Camilla. Ciao, Camilla. Però, Giorgia, non la possiamo tenere. Facciamo così. Direi di concludere il video e portiamo la tartaruga al parco. Lo so, ma è la cosa migliore. Giorgia! Dove sei? Eccoti, ti ho trovato. Che fai? Babbo, sto guardando i video su YouTube. E senti un po', che ne dici se posi il cellulare e io e te andiamo in piscina a fare un po' di tuffi? Ho preparato anche gli asciugamani, che dici? Ok, babbo. Perché poi mi stavo anche annoiando. Andiamo. E il costume ce l'ho, è da prima che ce l'ho, guarda. Ah. Anche il nuovo, l'ho comprato ieri. E allora direi di andare via, corri! Corri, 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 corri. Aspettami! No, babbo! Aspettami, Giorgia! Vai, Giorgia, quale straio prendi? Io prendo. Allora io prendo quest'altra. Senti, Giorgia, tu lo sai che a me mi fa sempre freddo. Che dici se entri prima tu, testi l'acqua, mi dici se è caldo o fredda e poi magari entro dopo io? Ok, babbo, va bene, entro. Allora, Giorgia, com'è? Babbo, è tiepida. Tiepida vuol dire che è fredda o calda? Cioè, va sul freddo o sul caldo? Va... Com'è? È perfetto, babbo. Vabbè, fin quando non entri tutto non ti credo. Che dici? È perfetta. Perfetta, allora tocca a me. Giorgia, ma sei sicura che è calda l'acqua? Sì, io sono sicura. Oh, oh, non è così calda. Giorgia, a me mi fa freddo, io te lo dico, eh! Oh. Sì, babbo, ma ti devi bagnare tutto! Lo sapete che faccio? Adesso lo schizzo! Almeno si bagna tutto! Babbo, ti schizzo! No, Giorgia, non mi schizzare perché esco dalla piscina, che mi fa freddo! Allora ti schizzo! Meglio! A questo punto direi di fare una cosa, Giorgia. Che dici se andiamo sul trampolino e facciamo una gara di tuffi? Ok, babbo, va bene. Sì, ma prima mi tuffo io. Va bene. Ragazzi, di sicuro vincerò io in questa gara di tuffi. Sono la migliore. Ma voi non vi dimenticate di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale. Ah, è vero, dimenticavo. L'avete visto il video della nostra canzone? Se non l'avete fatto, andatelo subito a vedere. Guarda che tuffo che farò. Vediamo. Allora, vuoi che mi tuffi a bomba o a pesce? Vediamo. A pesce. A pesce? Sì. Uno, due, e vieni qua un attimo. Pronta, Giorgia? Sì. Vai. Me l'ho fatta! Wow! Oh, sto cadendo! C'ero quasi! Oh, ecco qua, che carina questa collana. E sono pronta per andare al lavoro. Ma quei due, Salvo e Giorgia, dove saranno? Andiamo a cercarli. Salvo, Giorgia. Secondo me sono fuori in piscina, andiamo a vedere. Vediamo se avevo ragione. Ti pareva, eccoli là. Io ce l'ho. Li vedete? Avete visto dove erano? In piscina a giocare. Vabbè, io però devo andare a lavorare. Lucio dov'è? Lucio, sei in cuccia! Ma che bravo questo canino! Ciao piccolo, fai il bravo, mi raccomando.
Comportati bene, guardate qua! Che coccolone! Ciao Lucio! Salvo Giorgia! E io non vi trovavo, C'è? Io sono pronta, vado al lavoro, ok? Ok, noi facciamo la battaglia! Chi sa di più? Volevi dirci qualcos'altro? Sì, mi raccomando, io mancherò tutto il giorno. Voi fate bravi, non vi fate male. Okay. Ma ricordatevi di Lucio, poverino. Fategli fare la pipì ogni tanto, portatelo fuori, ok? Sì, ci si pensa, non ti preoccupare, fidati. Cioè, nel senso, sì, ce lo portiamo fuori, noi che gli facciamo fare la pipì. Ah, a casa! Vai, ci si pensa noi, ciao! Ciao! Allora, ti sei divertita, Giorgia? Sì, babbo, mi sono divertita un sacco. Comunque alla battaglia con le pistole d'acqua ho vinto io. No, babbo, ho vinto io perché quando mi sparavi un pochino ero sott'acqua. Sì, vabbè, hai vinto te. Comunque, Giorgia, ci sarebbe da portare il cane fuori, come ci ha detto prima la mamma. Ci pensi tu? Sì, babbo, non ti preoccupare. Lo porto io, Lucio, fuori. Vado. Vestitino questo, che poi è un pantalone, e vado a portare Lucio fuori. Lucio! Dai! Che ti porto fuori questo qui e Lucio, andiamo fuori. Lo sapevo che ti scappava un po' di pipì. Ok. Perfetto, la pipì l'ho fatta 3 volte, meno male che l'ho portato fuori, se no lo faceva in cuccia. Vai, sei libero per casa. Ah. Finalmente posso ritornare in piscina. Fatto, babbo. L'ha fatta la pipì, Giorgia? Babbo, l'ho fatto ben 3 volte, meno male che l'ho portato fuori. Brava, tu sì che sei una bambina bravissima. In piscina, non è che avresti fame? Si fa merenda? Sì, è vero, c'ho molta fame. Prima, quando portavo Lucio fuori, la pancia mi faceva crac crac. No, c'hai i ranocchi. Sì. Allora, si va a fa merenda, magari ci mangiamo uno yogurt, un plum cake e poi si ritorna a fare i tuffi. Sei d'accordo con me? Sì, babbo, sono d'accordo. E allora andiamo a fare merenda, carico, c'ho una fame io. Meno male che siamo entrati, ci avevamo una fame. Lo sai che con più energie si fanno tuffi migliori? È vero, hai ragione. Dai, veloce però. E io già ho finito di mangiare. Giorgia, tu finisci di mangiare e io vado a vedere che cosa sta facendo Lucio, ok? Lucio, Lucino, dove sei? Dai che ti porto fuori, tanto Giorgia ancora sta finendo di mangiare. Dove sei? Lucio, perché non sei in cuccia? Di sicuro è sul divano, perché quando noi non ci siamo lui si mette sul divano. No, non c'è. Lucio! Dove sei? Lucino! Lucio! Vieni! Lucio, dove sei? Giorgia, c'è Lucio in cucina? No, babbo, qui Lucio non c'è! Allora questo è un problema. Lucio! Ehi, Lucio! Ragazzi, mi sto cominciando a preoccupare. Lucio non è in casa, perché in genere quando lo chiamo lui arriva subito. Giorgia, hai visto per casa adesso il cane? No, non c'è. Ecco, allora vieni qua per favore subito, perché il cane in casa non c'è. Vieni qua, per favore. Giorgia, dove l'ha messo il cane quando sei rientrata prima, quando gli ha fatto fare la pipì?
Babbo, me lo ricordo bene. Sono entrata. Ok. Gli ho tolto la pettorina e gli ho detto: Lucio, vai in cuccia. Giorgia, senti un po', bisogna ritrovare il cane. Primo perché sono preoccupato. Numero due, tu lo sai che la mamma ci aveva raccomandato di stare attento al cane. E quindi bisogna subito ritrovarlo. Facciamo così, ci separiamo e cerchiamo il cane fuori e dentro in tutte le stanze. Ci siamo capiti? Se qualcuno di noi lo trova, urla, va bene? Ok, babbo. E voi ragazzi, se sapete dov'è Lucio, scrivetelo nei commenti, almeno lo troviamo prima che torni la mamma. Babbo, visto che te l'ho cercato per casa, io lo cerco fuori, va bene? Va bene, vai, veloci Giorgia, prima che torna la mamma, dai! Perfetto. Ma dove sarà Lucio? Di solito viene qua a... viene sempre qua. Di solito a fare i suoi bisogni, nemmeno qui. Dai Lucio, vieni, dai Lucio, ti prego, ti stiamo cercando dappertutto, se stai giocando non è un bello scherzo. No, non c'è da nessuna parte, Lucio! No. Allora Giorgia, dimmi Giorgia, non l'hai trovato il cane? No, dai. Ho cercato alla staccionata. Sì. Trampolino dentro la piscina. Ok. Ma non c'è. Ma come si fa? Come si fa a giocare qua? Dammi un abbraccio. Io non so. Amore, ora in qualche modo lo ritroviamo. Allora, ho avuto un'idea, Giorgia, facciamo così. Abbiamo le telecamere di servizio, guardiamo dal computer, vediamo se magari si vede se ha fatto qualcosa o se è scappato. Ok? Vieni con me, vieni, vieni. Allora, vediamo un po', Giorgia. Telecamere di servizio, facciamo la telecamera quella del salotto, vediamo qui dell'uscita di casa. Ok? No, Giorgia. Giorgia, si è alzato? Hai visto che cosa ha fatto? Sì. È uscito fuori di casa, dalla porta di casa. Giorgia, ma io non capisco, scusami. Il cane, come ha fatto uscire fuori di casa? Non l'avevi chiusa la porta? Sì, babbo, io l'avevo chiusa. Ho capito, l'avevi chiusa, però la porta era aperta e io non sono entrato in casa perché l'hai portato te il cane fuori e poi sei uscita in piscina. E quindi, Giorgia, hai lasciato la porta aperta perché sei stata l'unica a uscire dopo la mamma. Ok, vabbè, lasciamo perdere comunque la porta. Ora però bisogna ritrovare il cane, Giorgia. Allora ci siamo, prima che arriva la mamma, andiamola a cercare fuori. Ok, dai, andiamo. Aspetta, aspetta. È la mamma. Giorgia, zitta. Pronto? Sì, Cinzia. Sì, sì, tutto ok, ci stiamo divertendo. Sì, sì, sì. Il cane Lucio? Sì, tutto a posto. Sì, tutto a posto. Sì, Giorgia l'ha portato fuori e gli ha fatto fare la pipì 3 volte. Sì, sta bene. Sì, sì, sì. Ok, a dopo. Bye. Ciao, ciao, ciao. Babbo, perché non gli ha detto che Lucio è sparito? E perché non gliel'ho detto secondo te? Perché se no si preoccupava e poi mi faceva una testa così. Spero di ritrovarlo prima che arriva lei, se no siamo nei guai e te, Giorgia. Ok? Andiamo, Giorgia, andiamo, su, su. Andiamo, Giorgia, su. Bisogna trovare i cani prima che arriva la mamma. Aspetta. Sta chiamando qualcuno, spero che non sia la mamma di nuovo. La polizia, Giorgia, aspetta, sediamoci un attimo. Aspetta, Chiama. Magari hanno buone notizie, non lo so. Pronto? Siamo la polizia di Arezzo. Ok, mi dica. Lei è il proprietario di un Jack Russell bianco con la toppa nera sull'occhio e nell'orecchio? Sì, sì, sono io. Oh, Giorgia, forse ci sono buone notizie. Mi dispiace, le devo dare una brutta notizia. Abbiamo trovato il cane morto, sembra investito da un'auto. E abbiamo recuperato i suoi dati dal chip. Ok, va bene. Grazie. Arrivederci. Giorgia, c'è un problema grossissimo. Quale? La polizia ci ha chiamato perché hanno ritrovato Lucio, ma è morto. Dice che è stato investito probabilmente da una macchina. Voglio Lucio. Giorgia, ora che si fa? E ora soprattutto, ma chi glielo dice la mamma? Ma poi, povero Lucio. Adesso Giorgia si entra in casa, ci si veste e si va a prendere Lucio morto, va bene? E poi che manca la mamma e gli diamo questa brutta notizia. Dai. Mi dispiace. Giorgia, dai, non è colpa tua, dai, poteva capitare a tutti. Dai. Ma non è giusto,
quindi non gioco la pallina. Delle volte quando mi veniva a svegliare, io facevo le coccole, mi riguardavo i piedi. Ma perché adesso è stato investito da una macchina? Poi è stata tutta colpa mia, perché ho lasciato la porta aperta. Voglio Lucio. Regina, sono tornato. Giorgia, lo sei? Giorgia! Ecco, Giorgia! Giorgia! Ragazzi, è così concentrata a guardare quella televisione che neanche mi ha visto arrivare. Ma ora mi sente. Giorgia? Oh, ciao babbo. Sì, ciao babbo. Sono 5 minuti che sono qui davanti alla porta. Ti ho chiamato anche 2 o 3 volte, ma neanche mi hai sentito. Ehi babbo, ma stavo guardando la televisione. Appunto, da quant'è che guarda la televisione? Un'ora, anzi, forse 2. 2 ore, Giorgia? Allora facciamo così, spegni la televisione e senti un po', i compiti li hai fatti? Forse no. Ecco, appunto, alzati e vai a fare subito i compiti. Uffa, però mi stavo divertendo. Vabbè, vado a fare i compiti. Ecco, brava, su, muoversi, muoversi. Incredibile. Arancione, orange e marrone, qual era? Brown. Ok, perfetto, ho finito di fare i compiti. Ora posso andare giù a guardare la televisione. Mi sa che prima di guardare la televisione devo sistemare, però vabbè, lo faccio dopo. Ok. Oh, hanno suonato. Giorgia! Giorgia, hanno suonato, puoi andare te per favore? Non mi risponde. Hanno suonato di nuovo. Giorgia! No, non mi sente, vado io. Giorgia! Ecco, davanti alla televisione. Giorgia! Giorgia! Hanno suonato alla porta! Babbo, ma stavo guardando la televisione. Ok, aspetta lì, ora vado a vedere chi ha il citofono e poi ne parliamo. Sì, grazie, me lo lascio vicino al cancello il pacco, lo vengo a prendere dopo. Ok, grazie, a dopo. Giorgia, per favore, metti stop. Non sbuffare, Giorgia. E può essere che quando sei davanti alla televisione non senti niente. L'hai fatto i compiti? Sì, babbo. Hai sistemato la camera? Sì. No, la faccia mi sta dicendo di no. Quindi dammi il telecomando, alzati e vai a fare subito la camera, che era tutta disordinata. Uffa, babbo, però. No, non sono fatto più. Prima non mi fa guardare il cellulare. Secondo, mi ha sequestrato il tablet, quindi non lo posso guardare. Terzo, e ora non mi fa nemmeno guardare la televisione. Vabbè, sistemo. E dopo vado giù a riguardare la televisione. Ecco, guardate, ho sistemato la camera. Adesso se vado giù a guardare la televisione, il babbo non mi può dire niente perché ho fatto i compiti e ho sistemato la camera. Oh, guarda che brava Giorgia, si fa anche la doccia. Giorgia, stai facendo il bagno? Giorgia, ehi, perché non rispondi? Giorgia, ehi, ma come hai aperto l'acqua e andrà via? E l'acqua che si consuma? Giorgia, dove sei? Giorgia, spegni subito quella televisione. Ecco, allora, sono passato dal bagno e c'era l'acqua e tutto il vapore in bagno. Perché l'acqua era aperta e tu non c'eri? Allora, perché io ero andata su perché mi volevo fare la doccia. E però l'acqua era ghiacciata, quindi sono rivenuta giù per spegnere la televisione. Però solo che ho visto una cosa che mi interessava, quindi mi sono dimenticata l'acqua aperta.
Basta Giorgia, oggi hai rotto con questa televisione. Ogni volta che sei davanti alla televisione tu non capisci più nulla, non senti nessuno. Quindi per oggi tutti in casa, nessuno guarderà la televisione. Ci siamo capiti? E vai a fare solo di bagno. Non è giusto babbo, io sto guardando la televisione. Non mi interessa, dammi il telecomando, veloce. Dammi il telecomando, ti ho detto, vai su di bagno. Oh no. Vai a fare il bagno, ti ho detto. Di rimproveri perché diceva che ero troppo davanti alla televisione e aveva detto anche che nessuno poteva guardare la televisione e invece c'è lui. Devo trovare un modo per fargliela pagare. Ho un'idea. Babbo, aspetta, dimmi Giorgia. C'è su il cellulare che ti sta suonando. Me lo prendete per favore Giorgia? No babbo, non posso perché devo fare merenda. Vabbè, vado io. Se non la posso guardare io la televisione, non la guarderà nemmeno lui. Ora lo sapete che faccio? Li stacco i fili della televisione. Così quando il babbo proverà ad accenderla, non si accenderà. E così la vendita sarà fatta. Ma i fili dove sono? Non li vedo. Ah, ma i fili sono dietro. Come faccio? Così? Aiuto, non ho paura. Oh, ma i fili non li vedo. Aiuto. Ti sei fatta male? Giorgia? Giorgia? Uè, che cosa è successo? Ti sei fatta male, Giorgia? No. E, sei... e perché la televisione è a terra? Babbo, non l'ho fatto apposta, mi è scivolata dalle mani. Ma come, la televisione? Ti è scivolata dalle mani? Ma perché avevi la televisione tra le mani? Non ho capito questa cosa. Perché te mi avevi fatto un sacco di rimproveri dicendomi che la televisione non la posso guardare e poi la guardi te. E quindi avevo deciso di staccare i fili e mi è caduta dalle mani. Allora, innanzitutto io ho fatto tutto quello che dovevo fare e quindi mi sono messo a guardare la televisione. Invece tu ogni volta guardi la televisione senza aver fatto le cose che dovevi fare. Ora Giorgia, io prendo la televisione, la rimetto a posto e ti giuro che se la televisione è rotta tu non vedrai la luce del sole per un mese. Ci siamo capiti? Sì, babbo, ci siamo capiti. Ora mettiti sul divano, subito, che io cerco di sistemare la televisione. E non ti muovi da lì. Va bene. Ma guarda, guarda qui ragazzi. Ma poi pesa una... Lo sai Giorgia che ti potevi fare male? Perché pesa un accidente questa televisione. Oh, mamma mia che pesante. Ok, vediamo. Per adesso sembra ok. Ora l'accendiamo. Oh, ragazzi, speriamo bene che non si sia rotta. Ragazzi, Giorgia! Ecco, è rotta. Hai visto Giorgia? Hai rotto lo schermo! Perché sbattendolo a terra, ovviamente, che cosa succede alla televisione? Si rompe lo schermo. Giorgia, che dobbiamo fare adesso? Hai visto per fare questi scherzi stupidi che cosa hai combinato? Hai rotto la televisione e ora la mamma chi la sente? E soprattutto lo sai che rompendo la televisione tu non puoi più guardare i cartoni animati? Ora alzati e vai in camera. Non ti voglio vedere fino a domani e stasera salti anche la cena. Su di in camera. Corri! Adesso devo trovare una punizione per la Giorgia, perché deve smetterla di fare questi scherzi. Avete visto? Ha rotto la televisione, ha rotto. Salvo,
Ecco, per appunto è arrivata anche la mamma. Che succede? Che succede? Vieni un po', vieni, 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 guarda che succede. Guarda. Ta-da! La Giorgia ha rotto la televisione. Dice che gli è cascata dalle mani perché voleva farmi uno scherzo. Ma come? Guarda, guarda. No, 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 adesso come faccio a vedere la mia serie TV preferita? Ah, come fai? Non lo so. Vai a chiederlo alla Giorgina. Ma Giorgina si è fatta male? No, non si è fatta male, però l'ho messa subito in camera in punizione. Ora bisogna andare su e fargli capire che deve smettere di fare questi scherzi, perché ogni volta fa uno scherzo o si fa male o rompe qualcosa. Hai ragione. Andiamo su, su. La televisione, no, uffa. Giorgia! 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 Perché hai rotto la televisione? Come facciamo ora a guardare le serie TV, il canale YouTube? Me lo spieghi? Innanzitutto non l'ho fatto apposta e poi è tutta colpa del babbo. Colpa mia? Come colpa del babbo, Giorgia? Perché? Perché prima mi ha fatto a me un sacco di rimproveri dicendo che io non posso guardare la televisione, pippero e pero. E poi c'era lui davanti alla televisione, quindi le volevo fare uno scherzo di staccare i fili, e così quando accendevo la televisione accendeva. Ora vuoi vedere che è colpa mia? Salvo? Sì? Perché non gli hai fatto vedere la televisione? Perché prima bisogna fare il dovere e poi il piacere. Lei non aveva fatto né i compiti, né aveva sistemato la camera e né aveva fatto il bagno. Quindi ogni volta gli spegnevo la televisione apposta. Beh, effettivamente, Giorgina. Ho capito, mamma. Ma poi dopo avevo fatto i compiti e avevo sistemato la camera, poi ero andata a rivedere la televisione e il babbo non me la faceva guardare. Giorgia, guarda che sei anche un po' bugiardina, La televisione l'ha rotta tu. Quindi secondo me, dimmi te mamma Cinzia se sei d'accordo, io almeno per un mese gli levo la paghetta. Almeno con i soldi che devo dare a lei andiamo a comprare una televisione nuova. Che dici? Eh sì, mi sa che proprio Giorgia è la punizione giusta. Te la sei cercata? Uffa, non è giusta! A questo punto ragazzi vi dobbiamo salutare, perché bisogna uscire e andare a comprare una televisione nuova con i soldi che non daremo più a Giorgia. Te invece vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì babbo. Ragazzi, non fate mai scherzi stupidi, perché se no succede quello che è successo a me e poi finite nei guai. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti, così magari potrete vedere il nostro nuovo televisore. E soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale, cioè quello di Salvo e Giorgia. Wow! E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! E tu rimani in camera di punizione. No!